La nostra relazione non si stava evolvendo sostanzialmente. È arrivato il secondo figlio, Mehdi. A un certo punto, quando ero incinta di questo bambino, lui stava costruendo una casa in Tunisia al sud, perché voleva una casa al suo paese per i bambini. Io stavo lavorando in quel momento per il Dipartimento dei Beni Culturali. Era arrivato a un pivotal point. Io ero incinta e fino a oltre una certa misura non sarei potuta andare, eccetera. Lui qua non aveva lavoro e io gli ho detto, ascolta, se vuoi possiamo provare ad andare a vivere in Tunisia. Perché la sua famiglia era consapevole della nostra situazione ed era dalla mia parte. Cioè, non erano consapevoli dei limiti che lui aveva. E volevano aiutarmi, a mantenere questa relazione e a vivere bene. E comunque io pensavo, forse lui lì nel suo paese, dove non si sente così escluso, così giudicato, eccetera, eccetera, c'è la sua lingua, c'è il suo mondo, è un mondo più facile, è un mondo anche economicamente più facile e tutto, magari trova il modo di trovare finalmente questa sua strada. Quindi gli ho detto, io così come abbiamo vissuto questi 5 anni, che erano passati, non me la sento più di vivere. Quindi o divorziamo, oppure ci diamo una chance di là. Abbiamo deciso di dare una chance di là e abbiamo iniziato a sistemare questa casa. Sono arrivata là e non ci ho messo molto a scoprire che aveva ripreso a bere, e anche tanto. Sono stata in Tunisia per 2 anni. Accolta, e veramente io ancora la sua famiglia la ritengo una famiglia e li amo molto. Io mi ricordo sua sorella che tutte le sere abitavano a fianco a noi, ci portava un piatto di quello che loro avevano mangiato. Loro sono poveri, però non si dimenticavano mai di noi. Eravamo invitati, le porte erano aperte sempre, comunque ed era così bello stare tutti insieme, mangiare tutti insieme da un piatto unico, tutti quanti. Cioè c'è un senso comunque di coralità che da noi manca profondamente. Questa situazione mia loro la sapevano, però era come un po' un vedo non vedo. Ecco, forse io da sorella o madre di un ragazzo così, nella situazione che loro vedevano, avrei un pochino preso con un po' più di pugno le cose in mano personalmente. Questa situazione è finita nel momento in cui io ho detto, ok, l'anno prossimo mia figlia inizia le scuole elementari. Dove gliela voglio far fare sta vita? Qua, sapendo che c'è una coppia che fa acqua da tutte le parti. Non sapevo, non avevo un lavoro né niente in quel momento, però ho detto, vabbè, io una chance la do. Vado 15 giorni in Italia e già che ci sto, iscrivo mia figlia a scuola, in prima elementare. Durante questi 15 giorni di permanenza in Italia ho avuto delle telefonate con mio marito, ho iniziato a dire delle cose strane. Ma sentivo che c'era di nuovo questo loop di pensieri un po' perversi, non so come dire, nei miei confronti. E ho detto ai miei genitori, ho detto, mamma, io non me la sento di tornare, mi ospitate qua e riparto da capo. Benvenuta, mi hanno detto, bentornata, partiamo da qua. E lui c'è stato molto male perché glielo ho annunciato per telefono che non tornavo e lui è andato in una depressione, in uno autolesionismo pesante. Poi è venuto in Italia e ha avuto delle manifestazioni molto disordinate, insomma, di disagio rispetto a questa cosa. Però io sono stata molto precisa a mettere bene dei confini sia per me ma anche per lui, per lì. Non ti lascio una strada aperta, resettati sul fatto che questa esperienza con me è finita. Nel maggio successivo ho trovato lavoro, che è quello che faccio adesso, che io sono project e content manager per un brand di spiritualità, quindi mi occupo, noi vendiamo videocorsi attualmente. Dopo un po' di tempo ho trovato questo contesto, ho portato qua i figli a scuola perché c'era la scuola senza zaino, che a me piaceva un sacco, è un bel progetto e mi piace che sia nel pubblico. E devo dire che è una società bellissima, questa scuola senza zaino, che ha un claim che è per una scuola comunità, ha davvero creato una comunità. Ed è questa la cosa estremamente interessante. Nonostante siamo diversi e magari forse con alcuni di politica sarebbe meglio non parlare perché cioè abbiamo idee diverse, però sulla base di questo amore in comune per i nostri figli si è creata una rete di sostegno, di solidarietà, di comunità che va oltre le differenze che abbiamo fra di noi. Quindi ho dovuto in tanti momenti della mia vita spiegare ai miei genitori, qua veniamo alla parte famiglia, che papà c'è, che gli vuole bene, perché è vero, ma che è una persona che può fare solo fino a un certo punto, perché fa fatica a gestire se stessa e quindi
non è molto in grado di prendersi cura di loro. Questo non toglie l'affetto, però sappiate che papà, prendetelo come viene. Però sono riuscita, e questo è molto importante anche nel dialogo interno che io ho come madre single, da una parte a non vivere il dramma di questo essere una madre single, o vivere il dramma di avere questo padre violento, cioè avrei potuto creare una retorica nei bambini, creare delle storie nella loro testa. Io sto bene adesso, sto bene, i miei figli stanno bene, sono seguiti anche da una psicopedagoga, quindi anche a livello proprio professionale ho dei feedback sul fatto che, e ho dovuto metterci del tempo per capirlo, che ai miei figli non manca nulla. Non è che siccome io sono una gli manca qualcosa, perché questa una è in grado di dargli comunque l'accoglienza al femminile. Potrei raccontarmi tutte le storie del mondo se volessi, però la storia che voglio raccontarmi è un'altra. E più ti racconti la tua storia, più incontri quella storia nella vita e più apri le braccia al supporto che puoi ricevere e all'amore che puoi dare a te stesso e che puoi dare agli altri. E la mia storia è di un genitore che ce la fa benissimo, che ci sta dentro, che riesce a prendersi cura pienamente dei propri figli, che ha dei figli creativi, bellissimi, spontanei, e che un giorno faranno i conti con questo padre e faranno i conti anche con me e con le mie scelte, perché io ho fatto delle scelte per loro e me ne prendo la responsabilità. E quindi un giorno potrebbero anche dirmi: guarda che tu mi hai tolto il papà, che magari è il papà che è, però me l'hai tolto. Sono qua e sono disponibile a rispondere. E nella mia storia c'è questa donna che ha scelto se stessa e che ha scelto di amarsi e di onorarsi e che ha capito che l'unico modo per poter onorare i propri figli era questo. A tutte le donne che hanno subito una violenza o che stanno subendo una violenza, o a tutte le donne che si trovano in questa situazione, o gli uomini anche, di essere dei genitori monogenitoriali, il mio invito è: quale storia vi state raccontando e quale storia volete raccontarvi? L'amore che cambia è l'amore che si esprime nel flusso della vita e si adatta in questa sua espressione alla nostra evoluzione, sia come individui che come specie, che è libero come qualsiasi ente creativo di prendere tutte le facce e le forme che desidera e di mettersi comodo e mostrarsi ed esprimersi in qualunque spazio trovi spazio per sé, attraverso qualunque volto, attraverso qualunque esperienza. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia